Dopo circa 3 anni si sono conclusi i lavori per la realizzazione del blocco nord che va così a completare il nuovo ospedale Niguarda, che già comprende il blocco sud, il DEA dedicato all'emergenza urgenza, l'unità spinale, il polo logistico e il polo tecnologico. Nel blocco nord avranno spazio la media intensità di cura, la specialità di base e l'area del materno infantile. 450 posti letto, di cui 8 per la terapia intensiva neonatale, 5 sale parto con 2 sale operatorie dedicate all'ostetricia e 3 sale operatorie per la chirurgia pediatrica. A questo punto, una volta terminati i collaudi e gli accreditamenti, quest'estate inizierà il trasferimento delle attività sanitarie. Il 75% del bilancio regionale è proprio dedicato alla sanità e dal 2005 sono stati messi a disposizione per il Niguarda oltre 385 milioni e il contributo più recente è quello che abbiamo deciso noi nel 2013 di 32 milioni, ha detto il governatore Roberto Maroni, che ha parlato anche di strutture sanitarie in vista di Expo. Più di un'idea, però dobbiamo fare verifiche, le stiamo facendo, non c'è fretta, non è una infrastruttura da realizzare, sono risorse, un piano straordinario per le strutture ospedaliere lombarde, in particolare quelle milanesi, durante Expo, cioè dal 1 maggio 2015. È necessario perché appunto per due motivi: avremo un flusso di persone mai visto a Milano, 20 milioni in 6 mesi, e poi che vengono da tutto il mondo e quindi non si sa chi arriva, che patologie possa avere, e quindi dobbiamo essere pronti a tutto. Sarà un bel esercizio che però siamo in grado di svolgere perché abbiamo le competenze, le strutture, le capacità professionali, tecniche e logistiche per farlo. Sarà una pressione molto forte sul sistema sanitario lombardo, però anche in questo la Lombardia dimostrerà di che pasta è fatta. La collaborazione pubblico-privato è fondamentale, il pubblico non ha tutte le risorse per fare le cose, le strutture che servono, il privato ha i soldi da mettere, però deve avere un tornaconto ovviamente, perché altrimenti il privato non ci sta. Questa forma di partenariato pubblico-privato, le 3P, partenariato pubblico-privato, è la formula vincente, l'abbiamo già sperimentata in Lombardia per la Brebemi, la stiamo sperimentando per la Città della Salute e della Conoscenza di Sesto, l'abbiamo sperimentata qui, quindi è una formula che funziona. Sanità in movimento, perché credo che siamo una delle più importanti imprese in questo momento che investe. In un paese fermo, impaludato, in un sistema anche istituzionale che francamente fa riflettere, lavorare, inaugurare delle strutture come quelle che inauguriamo oggi a Niguarda credo che sia motivo di orgoglio per tutti i lombardi. Abbiamo nel giugno scorso, come sapete, approvato una delibera per 340 milioni di investimento. L'anno in corso, abbiamo già attivato un nuovo investimento che sarà superiore ai 200 milioni, sempre per l'edilizia ospedaliera. Da luglio i primi pazienti entreranno, da settembre sarà pienamente operativo. In questo padiglione verranno anche ospitati tutti i servizi diagnostici necessari per i nostri pazienti ricoverati e per i pazienti esterni delle medicine e del materno infantile.